Scende in campo il Forlì per affrontare il Campobasso, un match particolarmente importante per la squadra di Stefano Protti, che cercava per la prima volta in stagione il secondo successo consecutivo. Un Forlì che ospitava un Campobasso con cui effettivamente c'erano possibilità di successo, di ottenere i tre punti, anche perché il Campobasso era squadra piuttosto altalenante, così era descritta alla vigilia di questo match, ma nel corso del primo tempo il Forlì non è riuscito a mettere la propria impronta sul match. Abbiamo visto la conclusione di Cenci facile per Sposito all'ottavo, al 23esimo minuto la risposta, al 17esimo chiedo scusa, la risposta del Campobasso con Giacobbe, comoda la risposta di Aglietti, la parata in presa sicura, e poi invece al 25esimo il vantaggio del Campobasso, l'assist di Giacobbe per Ranelli che sorprende il portiere della Forlì anticipando la propria conclusione. Forlì che dunque deve inseguire il Campobasso, e Forlì che ci mette 20 minuti per trovare un'autentica reazione, anche perché si apre la possibilità con questo fallo molto ingenuo di Lobello, già ammonito, arriva il secondo cartellino giallo, l'espulsione decretata dal signor Cecchin di Bassano del Grappa, e soprattutto arriva un'altra possibilità con il calcio di punizione di Ambrosini, e che per la terza volta di fila Ambrosini trasforma in oro, in pareggio per quanto riguarda il Forlì, ennesima esecuzione magistrale di Alex Ambrosini che prima dell'intervallo porta di nuovo la situazione in parità, nonostante anche la superiorità numerica del Forlì. Dunque ottime chance per la ripresa, specie dopo questa conclusione al primo minuto di Cascione, Sposito, grandissima risposta, ma il Forlì si addormenta e lo risveglia il Campobasso. Siamo al 16esimo minuto, pallone che resta vivo sulla riga di fondo, grandissimo gol di Jonathan Alessandro, di tacco riesce a tenere vivo questo pallone e a indirizzarlo verso la porta di Aglietti, splendida esecuzione per lui, e Campobasso in vantaggio. E allora il Forlì, nonostante la superiorità numerica, non riesce a combinare quasi più nulla, anzi è il Campobasso a sfiorare il raddoppio con Di Paolo. Viene poi espulso il tecnico del Campobasso Bagatti, che comunque sia va via dal campo con la sua squadra in ampio vantaggio per quanto riguarda l'inerzia del match. Forlì che protesta per una mani, quello di Calzola, piuttosto dubbio in area di rigore. Poi arriviamo all'azione insistita finale, la conclusione alla fine da parte di Mazzotti, che trova il muro delle maglie rosso-blu. Insomma, un Campobasso che è apparso molto più determinato del Forlì, un Campobasso che può esultare per la vittoria strappata alla Morgagni. Il Forlì invece è assolutamente in difficoltà, ripiomba dunque in uno stato di tristezza dopo la esultanza che aveva avuto a metà settimana.